grazie, 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 grazie. Meglio da New, ci abbattiamo le mani naturalmente di fronte a tale personaggio. Shuffle Blues. Shuffle Blues, questo. Qui siamo tornati, diciamo, appunto, sì, allo shuffle. Le due anni, le due anni del blues. Bene, ma non potevamo, diciamo, non trattare e quindi dimenticarci anche di un personaggio, di una band che ha fatto anche ora la storia del blues e che si trovano non lontano da noi, nel senso che si trovano in Italia. Bene, sì, il blues è ovviamente sbarcato anche in Italia. Assolutamente, no? Sbarcato in Italia. Abbiamo avuto dei personaggi, quest'anno purtroppo è mancato Ciotti, che è stato veramente uno dei primi bluesman italiani a fare veramente il blues di lavoro, cioè suonare nei locali blues. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente quando suonavo a Roma, ho avuto la fortuna di sentirci suonare quando suonavo. Era un personaggio veramente fantastico, un bluesman della Madonna. E la Travis Blues Band, perché di loro stiamo parlando, nasce dall'iniziativa di Fabio Travis in primo luogo, il Puma di Lambrate, come veniva soprannominato, no? Cioè, una locomotiva. Carmelo invece è il gatto di Piombino. Sì. Comunque in Italia abbiamo grandi musicisti, insomma, blues. Sembra strano, ma è veramente così. Suonano tutti nelle cantine. Travis lo sentì un po' di anni fa su a Como, ero in vacanza, in un locale sentì Fabio Travis e sono rimasto veramente colpito dalla potenza e da quanto sia tagliente con il suo blues, cioè, veramente una macchina da guerra, Travis, sì, fortissimo. Lui è nato e cresciuto naturalmente a Milano, si avvicina subito sin da giovane alla musica, sfruttando anche quella che era la passione del padre per la musica. Appunto. Quindi ascolta le registrazioni vecchie, dischi 78 giri, 33, spaziando dalla musica classica, jazz, blues, il fado portoghese anche. E come autodidatta prova a suonare e suona un po' vari strumenti, quindi il basso, l'organo, la tromba, il sax alto, fino ad arrivare poi negli anni 60 quella che è forse il suo strumento, insomma, l'armonica a bocca, no? Che è una cosa veramente eccezionale. E poi nel 74 appunto mette insieme la Travis Blues Band, nel 75 esce il primo album della band dal titolo omonimo, The Travis Blues Band appunto, e nel 78 la produzione del secondo disco, del Country in the City, che apre poi le porte a quelli che saranno i concerti con Charles Mingus, insomma, anche qui dico gotiche, no? E collaborazioni con vari artisti di vario genere, insomma. La formazione è composta da Fabio Travis all'armonica, a bocca e alla voce, naturalmente Alessandro Gariazzo alla chitarra, mandolino, lap steel, ukulele, voce, Massimo Serra alla batteria, e quindi direi di ascoltarci questa Confusion Travis Blues Band. Mi faceva piacere, prima di aprire una piccola parentesi, anche da noi il blues sta iniziando ad essere molto sentito. La Gattarossa, come dicevi, ha dato la prossima mano in questo senso. Lì ci sono i Blues Eaters di Piombino, certo, no? Che salutiamo sono un gruppo che sono sentiti varie volte, devo dire, hanno raggiunto degli ottimi livelli, proprio blues veramente bello. Qui vicino Tito Blues Band, fantastico, insomma, qui siamo a livelli proprio alti, un blues che non si limita alla sola zona nostra, insomma, secondo me valica molto i confini regionali, ma anche, secondo me, proprio il mio parere nazionale. Sì, 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 sì. Lo stesso Alex Britti, conosciuto per Alex Britti, e ha fatto dei tour in Europa con tutti i maggiori cantanti blues, e uno veramente suona bestia, proprio forte, cioè, l'ho conosciuto, che suonato insieme, è proprio forte, cioè, c'è niente da dire. Poi devo dire, per sbarcare l'una, poi l'ha fatto, però uno fa le scelte che... Poi ha sempre fatto cose, insomma, anche di qualità, anche nella musica pop, insomma, non è che ha fatto alcune cose, sì, però altre, insomma. Però insomma, la chitarra si è sempre sentita, sempre un bel impatto. Sì, sì, sì. Comunque, sì.
Travis Confusion. Direi proprio di sì. Travis Blues Band. Confusion. Confusion, Travis Blues Band. Yeah. Piaciuta molto. Sì, veramente, veramente molto, molto bravi. Adesso per concludere, diciamo, un grandissimo chitarrista. No, anche lui. Chitarrista si è forse fatto conoscere in particolar modo nel 1986, se non ricordo male, nel tour con Miles Davis, dove faceva, lo accompagnava appunto alla chitarra, sì, con sì. Miles Davis. Lui è un musicista strettamente blues, diciamo, stiamo parlando di Robert Ford. Ma anche di più di blues. Diciamo che nasce come musicista blues, ma ha tantissime influenze, Robert Ford, jazz, R&B, rhythm blues, fusion, che è un genere un po' un incontro, no, tra il jazz e rock, blues, una fusione, tant'è che il blues fatto da Robin Ford viene chiamato blusion. Blusion. Sì, che ha degli interventi, delle inflessioni che si avvicinano a questa fusion e quindi al jazz, ma mantiene molto gli elementi base del blues, quindi la ritmicità, le scale che lui usa per improvvisare sono le famose scale pentatoniche, sentite nominare sempre nel blues, ma che ai più sono sconosciute. Le scale pentatoniche sono delle scale che, o pentafoniche all'inizio venivano anche chiamate, fatte da 5 suoni, semplici, estremamente semplici, proprio perché, ripeto, il blues era musica fatta da gente che non aveva la manualità, quindi meno roba c'è. La roba c'è. Tra l'altro queste scale pentatoniche sono state ritrovate identiche in posti improbabili, cioè nascono in Africa, loro ce l'hanno nella loro cultura perché accordano i tamburi secondo questa scala pentatonica, non riescono a dare questa sonorità a tamburi, la scala pentatonica è una scala che ha questa sonorità. Specifica. La stessa scala viene trovata in Cina, le campane cinesi vengono accordate secondo questa scala. Sa molto di cinese. I flauti andini, flauti di Pan, hanno questa intonazione. Quindi è una scala che si trova in periodi diversissimi, in posti che non hanno nessuna comunicazione. È una scala che proprio sono dei suoni che vengono proprio istintivi all'uomo. Sì. Assolutamente, non si spiega questa cosa qui. E Robin Ford usa questa scala con l'aggiunta di una piccola nota che viene chiamata sesta, che rende la scala un po' più frizzantina. Questa nota un po' più malinconica, poi usa molto delle note blues che si chiamano terza minore, terza maggiore, insomma non sto a dilungarmi troppo perché sicuramente altre note ci stiamo a capire. Però ecco, quindi con questa sesta riesce a dare questo frizzantino più jazzistico e col fraseggio molto spezzato. Lui invece di fare una scala la spezza e quindi diventa un pochino più frizzante anche questa. Molte pause, molte accenti, e i dischi sono quasi al 99% improvvisati, cioè quello che sentirete è frutto di improvvisazione. E non c'è mai un concerto uguale di Robin Ford. Quindi ha una capacità incredibile di lavorare sullo strumento e sull'improvvisazione. Non sto a dire altro su Robin Ford. Anche perché rischi di trovarti Lisa Trudy qui fuori che ti salta addosso, innamorata di te soltanto, anche soltanto, diciamo, di avere l'aspetto fisico, no. Anche soltanto per come avete descritto Robin Ford. Sì, adoro. Proprio ce lo ascoltiamo. La traccia è Rugged Road. Rugged Road. Robin Ford è Blue Line. E il disco è Handful of Blues, consiglio, prendetelo e ascoltatelo perché è micidiale.